No, io non gliela faccio registrare questa intro, lo dico. Pare che c'è un occhio più grosso perché non capisco che c'hanno ste ciglia, quindi c'è questo occhio gigante. C'ho i capelli de merda, sono un po' irrequieta perché c'ho sta canottierina che dal vivo mi sta bene, da qua pare che mi fai braccioni, perché c'è spalline imbottite, quindi dovrei stare tipo così, ma posso registrare il video così? No, quindi me ne frego, me ne frego. Piuttosto, che ve ne pare il nuovo look? Vi piace? Vi piace? Allora, questa è la mia lunghezza dietro. Davanti ci ho scalati e quindi non mi sono riuscita a fare caschetto. Allora, io furba ho messo il biadesivo solo sui laterali. Che ve ne pare? Come so, li preferisco lunghi, però secondo me per cambiare ogni tanto ci sta. Ho stoppato un attimo perché, raga, mi sono fatta uno scignone al volo che io mi sono sfiatata di callo. Cioè, questa per me è stata un'estate terrificante proprio perché io il caldo non lo sopporto, quindi ho sofferto tantissimo, sono uscita pochissimo. Però, ecco, per il resto tutto bene. Mi sono presa una pausa da YouTube di 2 o 3 settimane perché ho detto, vabbè, tanta gente sta in vacanza, li lascio perdere. E quindi sono tornata a rompervi le palle e non potevo non tornare con un video esplosivo, quindi beccate questa make-up collection aggiornata. Meglio tardi che mai, ci ho messo un po' a far video, cioè vi dicevo sì, mo carico, poi non lo facevo perché o mi scordavo, o preferivo fare un altro video, o che ne so. Ci ho messo un po', però meglio tardi che mai. Comunque, lo sapevate che lo schiocco delle dita, il rumore è provocato da questo dito che sbatte qua? Io no, l'ho scoperto grazie a TikTok e non riesco a scrocchiare tutte e due le dita, cioè le mani, capito? Solo qua mi viene il rumore, qua non mi viene, non lo so perché voi riuscite con tutte e due. O sono l'unica, lo dovete far sapere, perché è terribile se sono l'unica. Vabbè, comunque. Sono tornata e vi ho registrato questo benedetto video. Fatemi sapere se vi piace poi nei commenti come ho sistemato. Ho aggiunto un sacco di mobiletti di plexiglass che ho preso da Primark, che mo che mi hanno aperto Primark dietro casa. Ogni volta che mi serve qualcosa io chiappo un fiono e ci vado. Felicissima. Con tutto ho comprato nuovi mobiletti, secondo me c'ho molti meno trucchi perché ho fatto un bel decluttering un po' di mesi fa. Non ho fatto il video perché, raga, non gliela faccio, cioè non so una tipologia di video che mi piacciono, mi mettono ansia perché dico oddio questa sta butta tutto, però vi dico ho fatto un po' di mesi fa ma ci ho messo, cioè ho iniziato e finito in giorni diversi perché ho fatto piano piano, perché a togliermi tutto insieme mi sentivo male, mi viava un corpo, perché con tutto che c'hai ho la consapevolezza che parecchi prodotti c'avano tanti anni, erano datati, andavano cestinati, io dicevo vabbè ma che fastidio mi danno, fanno numero, a me mi piace vederli, li lascio là, però poi ho detto ma tanto ne uso, è inutile che mi tengo, qualcuno puzzava pure che era andata a male, ho detto basta, butto tutto, però ci ho messo un po' e appunto non ho fatto il video. Però secondo me ho molti meno prodotti, quindi col fatto che sono molti di meno, sono sistemati più carini. E in più, una cosa che mi ha aiutato tanto è stata la quarantena dell'anno scorso che mi ha fatto finire parecchi prodotti che c'avevo là, che magari c'avevo la cialda bucata, ho detto sai che c'è, li finisco. E l'ho finiti, ho smaltito un sacco di roba, infatti mi era presa una cifra bene, quindi vabbè, questo non c'entrava niente, poi ho detto, non mi dilungo ulteriormente in chiacchiere e vi lascio al video. Ecco, cominciamo, cercherò di muovermi piano per non farvi venire il mal di mare. Questa è una rapida panoramica della mia stanza dei trucchi. Infatti qui non troverete il letto perché ho solo i trucchi, il computer e la macchina per cucire random, mia passione sarta. Allora, se sentite il rumore mi dispiace, ma il condizionatore sapete tutti quanti che in questo periodo fa un caldo che ve dico, quindi non riesco a spegnerlo. E se sentite sempre altri rumorini è la mia fontanella che sta nel reparto Zen che dopo vi mostro. Allora, girandomi di qua c'ho sta scrivania d'IKEA pagata una cazzata tipo 20 euro e sopra c'ho questo espositore di Laila che appunto mi ha mandato Laila ed era un mega pacco che ho aperto su TikTok, infatti c'è il video dove lo diciamo riempiamo insieme ed è stupendo e mi piace perché c'è anche questo cosettino qua dove potete attaccare il cellulare. Quella è la borraccia tipo dei Christian Dior che hanno regalato a mia sorella in profumeria. Ovviamente me la sono fregata io perché volevo fa figa. E niente, raga, è bellissimo. Questa, tra l'altro, Delilah è la mia palette preferita.
aspettate se riesco, vi faccio vedere. Ecco, guardate i colori, questo è meraviglioso, è proprio stupendo. Poi, qua c'ho sta valigetta, la mia gonna. Qua c'ho la valigetta che ho comprato alla fiera di estetica, l'avevo fatta vedere in un video haul ed è piena di fissanti per il trucco. Ce n'ho tantissimi e li uso veramente poco, quindi stanno ancora tutti qua, prima o poi ce la farò a finirli. Questa è acqua semplice che spruzzo a Gugu quando c'ha caldo. Scusate le condizioni del divano, so che non è il massimo della bellezza, ma Gugu quando esce fuori con le zampe si fionna sul divano e me lo zozza, quindi ho deciso di metterci questo per non farmi zozzare il divano, vero Gugu? Ok, di qua abbiamo questo mobile di Ikea, che se non mi sbaglio avete già visto. Ce l'hanno un po' tutti, ci stanno due modelli, il modello mio si vede un po' di meno, però ci stanno due modelli e tutti quanti hanno questo qua. Io ho preso questo perché c'aveva la specchiera. Là c'è il bottone di YouTube, qualche candela che mi hanno mandato, lo specchio di Barbie che ho preso con tutta la collezione dei Color Pop. E vabbè, questo ho preso da Tiger, era molto Summer Crash. Nel primo cassettino ho tutti i gloss che non uso tantissimo, vi dica la verità. C'è qualche burro tipo questi qua della Bello. Ho fatto una cernita da poco e questi sono tutti quelli che mi sono rimasti, ma ce n'avevo tipo il triplo. E mi sono messa a sniffarli uno per uno a vedere se c'avevano cattivo odore. Questi sono tutti profumati e questi quindi sono tutti i miei glossettini. Questi tra l'altro l'ho comprati l'altro giorno, che poi ve l'ho fatti vedere su Instagram, sono di H&M. Ma sono bellissimi perché hanno appunto il roll, la pallina sopra per l'applicazione, e profumavano un sacco. Io avevo preso appunto ciliegia e pesca, quest'altro non avevo manco calcolato che è mela, in realtà è più buono, cioè assurdo. A parte i gloss di questo periodo, che mascherine manco si possono mettere, questo è nuovo perché appunto stanno le mascherine manco aperte, e questo è tipo il lip plumper di Astra. Regà, la vita, io faccio il filler, quindi cioè a me mo non mi serve, però il risultato che dà è pazzesco. Pizzica un pochettino, però veramente bello. Secondo cassetto, il mio preferito. Ci stanno un sacco di correttori. Questo qua, The Plexiglass, se non mi ricordo male, ho comprato da Primark. Qua ho tutti i correttori nuovi che ancora devo aprire. Questo di Saint Laurent, Nabla. Questo qua di Chic Glam l'ho comprato buffo random così. Puba, Bourjois, Mesauda. Vabbè, ho tutti i correttori nuovi di qua. E questi sono quelli che, insomma, sono aperti e che uso a rotazione, perché io di solito con i trucchi adotto il metodo di utilizzarli a rotazione, beh, so un po' tutto quanto. E niente, ci stanno varie marche. Boh. Poi, questo è un cassetto incasinatissimo. C'è il mio povero beauty de Jasmine tutto schiacciato. Qua c'ho tutte chia finte. Come sapete sono diventata allergica alla colla e mi dà fastidio pure quella senza silicone, quindi uso le magnetiche e me le modifico perché so troppo naturali. Io uso quelle della Ardell, mi chiedete sempre mia che ciglia finte usi, quelle della Ardell. Poi sopra ci appiccico quello che trovo, che sia Eylure, che siano queste The Primark, che so le mie preferite. Quelle si sono cascate. Tardi si sono suicidate, poi mi è uscito se sono cascate. Queste pure esagerate, vabbè, ne uso diverse, le modifico. Qua dentro ho le magnetiche appunto e qua tutto il resto, che alcuni sono pure rimasugli bellici dei tempi passati, però appunto sono nuovi, quindi sti cazzi. Quarto cassetto pieno di pennelli, raga, ma dico pieno, eh. Questo è alto così ed è pieno zeppo di pennelli, è il beauty di Barbie, qua tutti pieni di pennelli, essence, pennelli vari, eppure là dietro tutti i pennelli. E questi sono i pennelli che non utilizzo nonostante siano nuovi, perché ho gli altri pennelli che uso tutti i giorni nella toletta. Qua dentro roba random, ho le piastre, queste vabbè rimasugli di quando collaboravo con Fitvia, tutte piastre, raga, piastre, la piastra con unicorni. Qua mi ero comprato tipo questi tatuaggi da farmi sulle gambe, perché io ho la cosa che aspettate, mi abbasso. Non lo so, secondo me i tatuaggi sulle gambe non mi stanno bene, quindi dico, prima di fammelo me lo provo finto, però poi non me lo sono mai fatto, perché dico, oddio, poi metti che non si toglie, mi metti la gonna e si vede il coso, cioè,
Vabbè, tatuaggi, tatuaggi finti, ok. Quindi qua dentro un po' di cianfrusaglie così. E qua cianfrusaglie a go-go. Tra l'altro sotto al divano c'ho tutta la roba per fare tipo allenamento in casa, tipo questa è la corda con gli ostacoli, vabbè, macello. Allora, qua dentro c'ho roba mista, ossia tutte le ricariche dei Godon Fioc, dei dischetti. Qua c'ho tipo lo spray che ho comprato per la ricrescita, che non ho mai provato perché ho paura che tipo spruzzo e esca arancione. Qua c'ho tipo estricette per fare i baffi, perché e sopracciglia mi faccio capo in setta. I baffi, i baffi, insomma, senti, me li faccio con le strisce, però in realtà io ho proprio la cera dentro lo scaldacera, quindi questi mi faccio giusto se tipo, non so, mi devo fa e vado de corsa. E niente, c'è roba messa, bigodini, mini taglie destruccanti per quando, non so, viaggio, che vado da qualche parte, c'ho tutte acquette micellari baby, insomma, c'è robetta così. E qua c'ho tutti adesivi, tipo se un giorno voglio fare, non so, una foto particolare, che ne so, mi sono comprati, possono essere sempre utili. Là, l'olio di ricino per le ciglia. Qua un altro coso pari crescita, ma con questo ci faccio le lenticchie. Questa non so perché ce l'ho, raga. L'ho comprata anni fa ed è uno spray glitter per capelli argentato. Questo è il mio angolino zen, una candela quasi finita. Questo l'ho dipinto io. Questa è una candelina che ho preso da Primark, buonissima, si chiama pure Bali. Questo pure ho preso da Primark. Quella so io con Papi. Questo è un telefono, non c'entra niente. Questo è il mio angolino zen che ho preso tipo da risparmio casa e l'ho pagato 7 euro. E questa è la fontana che vi dicevo che fa rumore, è bellissima. E niente, queste sono sempre le solite cose, le solite cianfrusaglie che ho qua. Barbie dappertutto. Eravamo rimasti qua ed è tutto pieno d'acchiappasogni. Mi sposto di qua, che è la parte più figa della mia collezione, diciamo, questo mobile qua, sempre di IKEA. Allora, praticamente questo non me lo ricordo, c'era un sito apposito, me l'hanno inviato tipo un sacco d'anni fa. Questi qua, tutti da Primark, e tipo il blocco da due viene 12 euro, lo potete prendere sia così con i cassetti uguali e sia con due cassetti. E un blocco, io poi l'ho messi così, l'ho scambiati, però c'è sta tipo a due e uno vicino. Vabbè, allora qua sopra c'ho queste ciglia finte dei Colourpop e le ho prese perché ho preso tutta la collezione, cioè nel senso non mi piacciono manco, però per collezione sì, ho prese e non le userò mai. Queste qua mi pare su Maki Beauty, non so, non sono sicura, ma rimarranno chiusi, sono dei gloss che ho preso puramente per collezione e per scena, perché io tutto quello che vedo del Barbie voglio. Qua c'è un po' di matite MAC, prodottini MAC, questi che vedete con la scatoletta sono nuovi, ma aspetto ad aprirli perché con queste mascherine tanto non li userei. Qua tre palettine The Huda, le neon, eccole qua, tra l'altro sono uscite le palette nuove The Huda, quelle piccoline così che mi voglio prendere. Qua una Natascina De Nonina, dei gloss de Chanel, qua tutti i MAC, qua tutti i prodotti Banana Beauty, questi sono tutti i gloss, questi sono tutti i rossetti e qua tutto il santuario di Banana. Tra l'altro, raga, non ci collaboro più con Banana, ma continuo a comprare i prodotti. Non so dove li metterò. Allora, parto da qua che già mi trovo qua, quindi scendo. Nel primo cassettino c'ho tutte matite occhi. Tra l'altro oggi sugli occhi c'ho questa qua. Sicuramente la intro la registro un altro giorno, quindi può essere che nella intro appunto non avrò questa matita, però adesso che sto registrando il video c'ho questa matita qua di Astra. Stupenda. Mi è ripresa la fissa di farmi la righettina al posto dell'eyeliner con la matita colorata tipo Beck anni 2000 e mi è invasa proprio, cioè tipo il mio colore preferito è questo verde qua. Non è che dici verde mi piacciono tutti, no, mi piace questo e lo fa solo Kiko. Stupendo. Quindi vabbè, qua c'ho le matite colorate, insomma, matite nere, matite colorate, tutte divise con l'elastichetto. Qua c'ho tutte matite labbra che io mi ostino a comprare. Compro, tanto che mascherine non me le metto perché si trasferiscono. E sotto
divise per colore con gli elastici, poi sopra non si sa che è successo, vabbè, lasciamo perdere. Qua c'ho tutti i miei ombrettini The MAC, solidi, che vedete da anni. Questo qua è una new entry, penso di essere rimasta io e mia sorella Giada a comprare ombretti mono. Poi qua ho un po' dei prodotti per sopracciglia vari, Astra, Elf, Benefit, Mesauda, prodottini vari, ma non uso spesso perché principalmente io uso i pottini, questi qua, mi piace proprio l'effetto finto sulle sopracciglia, e ce n'ho vari, tipo Anastasia, là dietro ce n'è un altro d'Anastasia. In questo qua grigio ci ho travasato quello dei NYX, perché quello che comprate tipo nel tubicino dei NYX si secca, quindi lo metto qua e poi ci metto il prodottino dei Inglot per scioglierlo. Vabbè, c'ho vari pottini. Qua c'ho varie matite tutte scorticate. Questo è un pennarello tipo vecchissimo di Kiko, che è diventato così perché io quando porto i trucchi nei pochette a me si sfondano a sta maniera. Però ancora a scrivere, raga, non puzza. Io non ho buttato. Qua c'è un pennelletto di Chanel. Queste qua di Astra, raga, se vi piacciono i bottini, provatele perché sono pazzesche. Cioè, proprio rapporto qualità-prezzo, la mia vita. E c'hanno pure il pennello in punta. Poi, qua sempre altri prodottini per fa le sopracciglia. Vedete, questi qua sono quelli dei NYX che si seccano. Quando si seccano, io metto qua dentro, ma si seccano praticamente dopo un mese dall'apertura, quindi io me li metto qua e li continuo ad utilizzare. Infatti pure qua, che è tipo un barattolino della crema dei Kills, c'ho l'altro bottino dei NYX. Poi qua, vabbè, cioè raga, qua la vita proprio. Allora, abbiamo tutti ombretti liquidi. Questi qua dell'Aila sono stupendi. Cioè, raga, io non ho mai visto ombretti liquidi così belli. Quando ve l'ho fatti vedere nelle storie di Instagram siete tutti impazziti, perché sono meravigliosi. Cioè, io dei riflessi così mai proprio. Questi sono The MAC che ho comprato da poco. Questi sono sempre dell'Aila. Mesauda, questo è The Rude Cosmetics e questo è l'Aila. Poi qua sotto, siete pronti? Anche questo è un bel cassettino, c'ho tutti ombretti liquidi. Questo tra l'altro l'ho comprato da poco, è dell'Lime Crime, l'ho preso da, mi pare, Douglas o Mariannobo, vabbè, in profumeria a Roma Est, non mi ricordo dove. Qua c'ho tutti quelli di Astra, tutti quelli di Cosmify che ha fatto il mio amico Alessandro. Qua quelli The Wygon, bellissimi. Questo qua è un illuminante, mi sa, The NYX, ma che io uso come ombretto liquido. Fatemi vedere. No, è proprio un ombretto liquido. Però ce n'avevo tipo un altro da qualche parte che era l'illuminante, uso come ombretto liquido. Questi sono The Kiko datati. Raga, e volevo buttare, ma poi mi rimaneva al buco, quindi ho lasciati qua. Quando trovo altri da mettere qua, il cestino. Che tanto manchi uso più. Ecco, era questo. No, pure questo liquid eyeshadow. Allora, dove ho messo? Vabbè, questo tipo ho trovato nel calendario da avvento. Tra l'altro non vedo l'ora. Non vedo l'ora che escono questi calendari. Raga, se sbizzarrimo mi compro tutti. Stanno, sto lanciatissima. Belli, 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 belli. E poi arriviamo all'ultimo cassettino, che ci sono tutti gli eyeliner. Allora, qua ho fatto una bella pulizia. Questo è ancora nuovo, è The Bratz. C'ho tutti quelli di Banana Beauty. Questo ce n'ho due. L'altro dov'è? Te, dove sei? Non ti trovo. Vabbè, questi sono quelli di Sephora. Questo ho comprato da poco da Wygon. Questi di Ilaria, dei Cosmify. E qua c'ho tipo gli eyeliner in gel. E questo è quello tipo per attaccare ciglia finte magnetiche, ma non mi piace. E basta. Poi passando di qua, questo è tipo il repartino più sfigato. Qua sopra c'ho tutte palette, le palettine di Dior e de Chanel, a parte questa de MAC che non uso ma tengo per collezione, l'ho comprata per collezione, sono un po' matta. Qua tutte le tagliettine baby dei prodotti labbra, cioè sono stupende, gli devo dedicare assolutamente un cassetto.
E se quest'anno trovo altri prodottini baby nei calendari dell'avvento, sappiate che finiranno qua. Qua ho altre taglie baby che vi ricordate, voi usate nella pochette. Ecco, l'ho trasferita qua perché mi si era aperta tipo la mini cipria, questa, e mi ha fatto un casino in quella pochette. Quindi ho detto, senti, là me se smuovono troppo li metto in un cassettino e stanno carini e sistemati. E quindi eccoli qua, tutti i piccoletti. Qua c'ho un reparto preistorico dove dovrei, in realtà, a parte questi, cestinare tutto. Troverò il coraggio di farlo, però non è arrivato il momento. Tanto alla fine, raga, che fastidio mi danno, non li uso. Oddio, proprio tutto no, magari tipo questo non è da cestinare, ma giusto due o tre cose, perché il resto è tutto vecchio, a parte questi. Però, raga, non ci ho avuto coraggio. Cioè, se vi ricordate, questo era diverso e ci ho levato le palette sotto. Sotto ci ho messo tutte le mie spugnettine varie e beauty blender di scorta, spugnetta per porta beauty blender, diciamo, ovviamente The Shein. Queste vedete, le vedete macchiate, cioè non so, sporche, sono macchiate perché sono tutte lavate. Oddio. Qua c'ho sto bellissimo scrignetto che ho preso da Teddy. Era molto Summer Crash, ci stava un sacco, secondo me, guardatelo. Poi passando di qua, questi sono mascara finiti. Sta la niccia. Sono mascara finiti che ho tenuto solo per il pack. Tipo di questi ne avrò comprati 7-8 nella mia vita. Alla fine l'ultimo ho detto, vabbè, tanto non lo ricompro più, me lo tengo. Questo qua non mi è mai piaciuto, però l'ho comprato solo per pack. Questo qua tengo il pack, questo è la vita, regà, la vita è stupendo. E questo The Barbie ovviamente lo tengo per il pack, però questo mi era piaciuto un sacco. Qua c'ho dei mini rossettini MAC, qua senza che vi apro tutti i rossetti MAC. E qua c'ho tipo cianfrusaglie varie, cioè qua c'ho ombretti mono, di quelli sbilluccicosi, che li uso per qualche trucco. Qua tipo tutti i mini mascara. Aiuto, non rientra. Qua ho tutte tinte di Mesauda. Qua ho i tatuaggi per le labbra, campioncino di Chanel random. Qua ho tutti i prodotti che uso di più, le matite che uso di più, gli eyeliner che uso di più. Vedete, questo sembra pieno, ma oddio, sta quasi a fine, quindi me lo tengo qua per finirlo. E come vi dicevo, quando ho fatto vedere questi, ho fatto l'ordine di banana, mi sono ripresa questi qua, che sono stupendi per l'estate, ne ho ripresi due. E poi qua sotto ho i vari specchiettini, questi che sono dei pigmenti che bagnati sono stupendi, e dei rossetti MAC che sto per terminare, così poi farò il back to MAC. Apriamo la cassettiera. Nel primo cassetto troviamo tutti i rossetti. Cioè, voi non potete capire quanto sono fiera di questo, di tutto questo. Allora, questi cosi li ho presi al Mauris nel reparto a 99 centesimi, nel reparto a euro, insomma. E non ho dovuto comprare tanti per farci tutto il coso qua. Perché questi cassetti non sembrano, ma sono veramente grossi. E gli altri sono tipo cosi di plexiglass buttati così, e questi sono vasettini. Allora, qua dentro ci ho messo i nuovi rossetti de Mesauda, che mi piacciono un sacco, cioè voi potete capire quanto sono belli. E so, principalmente tolto questo, tutti nude. Sembrano rosa, ma sono nude sul marroncino, di diverse intensità. Qua, quelli che vedete nelle scatole sono nuovi. E ne ho declatterati parecchi, perché compro rossetti come se non ci fosse un domani e non mi c'entravano. E nelle file avanti c'ho i nude, che sono i miei preferiti, sono i rossetti fondamentalmente che uso di più. Questi dei Maybelline, cioè proprio ciao. Qua ho tenuto le scatolette, però le ho messi tipo qua, quelli dei Barbie. Ho tenuto le scatolette perché non potevo cestinarle, ciao proprio. Basta, basta proprio. Oddio, non c'entra più. Oh. Ecco, vi volevo far vedere, questa c'ha la sdraio e questa, se non mi sbaglio, c'ha il sole. Sì. Questo l'ho tenuta piena perché era tipo rosso, stava nella collezione, io ho preso tutta la collezione, ma rossetto rosso non mi piace, quindi la lascio qua. Qua c'ho quasi tutti i rossetti nuovi che ancora non ho avuto la gioia di utilizzare, per via di questa situazione delle mascherine, eccetera. Qua non dico tutti, ma sono quasi tutti nuovi, tipo questo
sicurissima che è nuovo perché l'ho comprato da poco da Kiko. E niente, stanno prodottini vari. Questi sono un po' dei Jeffree Star. Questi sono tutti dei Sephora. Qua c'ho questi dei Sephora che mi avete consigliato voi su Instagram e mi avete detto sono bellissimi. In effetti sì, mi piace un sacco. Flormar, questi sono tutti dei NYX. Questi tutti dei Too Faced. Tra l'altro Too Faced fa questi in versione matte che sono la fine del mondo, e poi fa i nude bianchi come piacciono a me. Tipo questo è un nude bianchissimo. Vabbè, sempre prodotti nuovi. Là c'ho i rossetti da Alessandro Rati. Questi qua sono de L'Oreal. Mi pare L'Oreal, sì. Aspettate che leggo. Non c'è niente. Devo leggere qua. Sì, L'Oreal in collaborazione con Balmain. E questo è il mio preferito. Tra l'altro è quasi finito. E niente, raga, c'ho roba mista. Qualcuno è nuovo, tipo pure questo è nuovo. Qua so Mesauda, Wygon, Kat Von D, Mesauda, Laila, Milani. C'è un sacco di cosettine. È sfizioso sto cassetto. Questo dei Bratz. Peccato che là c'ho il Viper de Nabla. E qua c'ho quelli dei Wygon, che pure de questi dei Wygon mi piacciono da morire perché sono cremosini. Là altri trucchetti sparsi. E qua c'ho questi qua del Jeffree Star. Alcuni sono quasi finiti, altri sono finiti. Però ho messi qua perché so colori che vorrei ricomprare e quindi mi devo ricordare i nomi. Tipo questo mo vado a Pia Mannequin, bellissimo. Vabbè, passando al cassetto sotto, è quello un po' più, diciamo, caotico, come vi posso dire. Perché qua c'ho tipo tutte ciprie. Ne ho tantissime. Sto cercando di utilizzarle in rotazione, ma io uso sempre questa. Questa o se due The Huda Beauty. Quindi, non lo so, mi impegnerò. Infatti, vabbè, viva la coerenza, ho comprato questa l'altro ieri da Marianne, pagata 54 euro, sta ragazzina, e l'ho presa per il pack, raga, mi sono innamorata, cioè, tipo di un'eleganza allucinante. Infatti, non so perché sta qua, perché di solito la tengo in borsa. Oddio, io 2 giorni già la tengo in borsa. Vabbè. Praticamente questa qua mi ha spiegato la commessa che non c'ha la ricarica e quindi una volta finita fai Emily. No, perché io l'ho aperta e la posso ricaricare con un'altra qualsiasi cipria, quindi ci metterò magari questa che è la mia preferita. E niente, è bellissima, cioè è troppo figa, cioè tu te stai a ritoccare trucco, soprattutto io che mi lucido ogni 3x2, vado in giro con questa, mi tampono e sono fighissima, basta. Vabbè, qua ho diverse cose, tipo una delle tante hule che ho sparse per casa, 2 palette di blush, questa è The BH Cosmetics, questa qua è The Benefit, so, 2 palette stupende, tra le mie preferite. Qua io ho fatto pure il buco a cialda, perché sotto a questo cassetto c'ho i blush, però per non sta sempre aprirlo, tanto uso sempre i stessi, ho messo qua. E questo è nuovo di Kiko, comprato 3-4 giorni fa. Comunque, se mi seguite su Instagram sapete tutto in tempo reale. Questa è nuova di Kiko, fatta vedere nell'ultimo video haul. Questa è The Dior, stupenda, la mia vita. Questa è quasi finita di Nabla, quindi fra un po' la cestinerò. Questa è nuova di Astra Pure Beauty, queste due che mi hanno spacciato per polvere di riso, in realtà non c'è, cioè sono ciprie normali, le ho comprate in Spagna. Qua ho queste qua profumate di Revolution, che a me non mi opacizzano più di tanto la base, però sono profumatissime. Queste qua, raga, cioè lo dovete avere nella vostra makeup collection, sa di cocco. La ciprietta di Nabla. Questa The Benefit, comprata in aeroporto. Tra l'altro non so se questo si trova tipo nei negozi. Questa qua The Huda. Questa è Banana Bread. Questa è tipo, mi ricordo, Sugar Cookie. Questa sa The Banana dolciosa di Too Faced. Questa è la polvere di riso. Questa qua The Nabla, manco chiusa bene. La palette The MAC. Queste sono Terre Nuove di Alessandro Rati, Wygon, Kiko. Questa è la mia palette preferita in assoluto, sa di cioccolato e io ho fatto i buchi, raga, quindi sto cercando di non utilizzarla. Faccio schifo. Qua c'ho tutti i blush, ho fatto un po' una cernita e ho deciso di utilizzarli a rotazione, perché
uso sempre gli stessi, quindi qua ho riposto un po' dei blush e là ho altre mille mila palette de terre, de contouring. Piano successivo, la mia vita, voi direte come la tua vita? No, in realtà no, solo questa è la mia vita, cioè i blush. E nel beauty che avete visto ho messo anche blush più nuovi e mi sono tenuta fuori questi reperti archeologici di Kiko, perché i blush di Kiko sono i miei preferiti. Oddio, ultimamente quelli delle ultime collezioni non tanto perché fanno shimmer, ma quando li fanno opachi, al massimo con un leggero shimmerino, sono la mia vita e questi sono stupendi. Questi pure piacciono un sacco, The Makeup Revolution. Questo di Too Faced, Kiko, questi qua sono dei Ilaria che ha fatto con Cosmify, sempre Kiko Kiko, Wycon, un po' so de Pupa. Questo ho lasciato qua perché era nuovo e Decatrice, ho detto almeno un paio di volte userò. Questo è il mio preferito di Bottega Verde, che ho finito, mo torno a ricomprare, messo, diciamo, tenere la confezione per poi portarlo in negozio. Mesauda, questa azienda, mo gli è presa la cosa di fare sti pack così specchiati che si riempiono di ditate, è una cosa che mi urta. Questo qua di Mesauda pure è uno dei miei preferiti. Qualcuno di MAC. Questo è The Kiko, uguale a quello che ho qua, però questo è fucsia, quello là è arancione. Nuove palette di Mesauda. E questa, vabbè, questa regala la mia vita. Cioè, il mio sogno è finire questa palette. La mia vita. E qua, regà, sono piena di illuminanti perché le aziende sfornano illuminanti come se non ci fosse un domani, ma io l'illuminante lo uso una volta ogni tanto perché non ho una bella grana della pelle, è tipo buccia d'arancia. E quindi se io ci metto l'illuminante mi si aggrava la situation, cioè si evidenziano le cifre, i pori della pelle, il fatto che la grana non è liscia, quindi cioè io ho un sacco di illuminanti, pure le butto di qua. E principalmente li uso per il corpo, o uso questi proprio fatti per corpo, diciamo liquidi, che poi mi metto con questi pennelli qua, o uso questi qua, però tipo sul décolleté, capito? Sotto al collo, insomma, sempre per il corpo, perché è l'unico modo che ho per utilizzarli. So che l'illuminante piace a tutti, quindi ragà, rifatevi gli occhi, guardate quanti. Questi sono quelli più nuovi. E sono bellissimi. Ve ne consiglio uno. Questo qua lo uso come ombretto l'estate quando ho l'abbronzatura. È la mia vita. È la mia vita. E se mi finisce, vi giuro che mo' ricompro. Ed è The Mesauda, il numero 0, no, 104 Godness. Wow Glow. Ciao, sei pazzesco, teso. Mio preferito in assoluto. Spostandoci di qua, c'ho la toletta che conoscete tutti, che mi hanno regalato anni fa e l'abbiamo montata insieme. Qua c'è un po' dei pennelli, qua c'è un cucchiaio che uso per truccarmi, perché ho visto una cosa su TikTok che una si truccava col cucchiaio e è uscita una cosa fighissima, mi piace. Qua ho le mie salviette. Qua c'è questo specchio che, se non mi ricordo male, ho preso da Mauris. È comodo che c'ha il cosetto per metterci le cose. Qua non è cambiato, ci stanno tutti i miei labellini che, come sapete, li colleziono. Quello non ve lo apro perché ci tengo il filo interdentale dei vari marchi. Niente di interessante. Qua c'ho tutti i rossetti dei MAC, che i rossetti dei MAC sono i miei preferiti. Nel primo cassettino c'ho le ciglia finte. E a parte qua dietro che ho i pochi rimasti che non ho cestinato nel decluttering, che erano quelli, insomma, che si salvavano, alcuni sono addirittura chiusi, che sono i primer occhi. Non li uso più, a parte che le formulazioni degli ombretti al giorno d'oggi sono super performanti e resistenti, e poi non ho mai avuto particolari problemi di palpebra oleosa, quindi cioè pure che non lo uso a me non mi cambia niente, quindi li uso praticamente quasi mai. Qua sotto invece c'ho impiccetti vari. Allora, di solito qua tengo le beauty blender, solo che ce l'ho a lavare. Cioè, se devono asciugare, se no ce l'avrei rimesse per bellezza. E c'ho impiccetti vari, tipo pinzette, piegaciglia, forbicina per tagliare ciglia, spugnette piatte. Questo è un porta beauty blender, raga, tutto macchiato. Ho provato a sgrassarlo, ho lasciato una notte a mollo, niente, è macchiato. Boh, se c'avete consigli, ma a parte no, raga, cioè ci ho provato in ogni modo a pulirlo, non se leva sta cosa de opaco, capito? Non se leva proprio. Questo qua è lo scoccettino fatto apposta per fare tipo la linguetta d'eyeliner dritta.
Qua nella parte centrale c'ho tutti i pennelli, quindi proprio casa bottega, qua mi trucco, qua pio. E questi due qua sono quelli puliti e questi qua sono quelli sporchi. Quindi qua non mi si aggruzzolano un po', chiappo e li lavo. Qua sopra c'ho un po' dei prodotti misti, tipo pigmenti MAC, glitter, quelli là che mi hanno regalato a Natale. Queste sono tre matite 9 The Wygon, non so perché stanno qua. E qua ho due paint pot di MAC e tre ombrettini in crema di Chanel. Questo io ho fatto il buco, cioè la conca. Questo è quasi finito e mo ho iniziato ad attaccare anche questo. Mi sto trovando da Dio, costano un botto, però so la vita. Poi qua ho prodotti random, cioè nel senso, tipo questo è uno stick di Kiko, tipo idratante per il contorno occhi. Questo è un correttore, questo è il correttore di Mesauda con cui faccio il contouring. Questo è il correttore di Banana che utilizzo adesso che so lampadata, eppure questo Jeffree Star che mi si è rotta la punta, lo utilizzo mo sto periodo che so lampadata. E questo è il pennello dello Body che era uscito con le BB Cream e sto stendendo il fondotinta con questo e mi sto trovando da Dio. Quindi qua c'ho robetta random, capito? Ok, qua l'angolino è l'angolino, diciamo, che io dovrò sistemare perché, cioè, non si può vedere messo così, però vabbè. Qua c'ho tutte le collette piccoline che trovo nelle cia finte, ma in realtà se mi serve la colla per cia finte c'ho questa. Questa è nuovo di Primark ed è tipo una specie di gloss, cioè una colla fatta a gloss dove ci potete attaccare i glitter, le gemme, insomma, quando dovete fare dei trucchi particolari. Pagata 1,50€, già provato, pazzesco, ve lo consiglio. E qua vabbè c'ho varie collette. Qua c'ho le spazzole, qua ho dei pennelli di BH Cosmetics e qua ho i pennelli di Nabla. Qua c'ho la candela al cocco di Primark che tengo sotto sopra perché ho detto qua ma ci va la polvere. Sto coso che mi ha comprato mia sorella. E qua dentro c'ho i dischetti struccanti. Questo qua molto Barbie Malibu l'ho preso da Tiger. E passiamo al cassetto. Nel primo cassetto c'ho tutti i fondotinta. Qua, tipo questo è ancora nuovo. Questo è nuovo. Che questo qua ne ho presi due. Questo è il medium 027, che è la colorazione per quando so chiara, non lampadata. E qua c'ho quello che uso tutti i giorni, tutti i giorni, che è il medium 054, per mo che so lampadata. Qua ho tutti i miei blushettini in crema. Io amo i blush in crema. Come sapete c'ho la blushite. Questa è la mia BB cream dello Body, poverina. Tutta scavata. Qua ho dei prodotti vari, questo è un fondotinta in polvere di Kiko comprato il mese scorso. Questo qua sto cercando di finirlo perché ne manca pochissimo ed è un fondotinta di Kiko, sempre della colorazione di quando sono abbronzata, infatti è il 60. Questo è nuovo, vabbè, prodottini vari e qua diciamo c'ho i fondotinta più belli, tipo questo The Wygon mi piace un sacco. Niente, sta incastrato. Tutti i MAC che penso, di questo qua dei MAC, in 10 anni, 11 anni ne avrò comprati almeno una sessantina. Infatti io faccio sempre back to MAC, mi si accumula un sacco di rossetti nuovi chiusi. Questo qua Naked è molto bello. Questo qua The Revolution non mi ha fatto impazzire. Questo è uno dei miei preferiti, The Beauty Blender. Poi, questo pure mi piace un sacco, il Super Stay che mi ha regalato la mia amica. Ciao, Ile. Poi, questo qua pure mi è piaciuto, vedete, sta a metà. Questi qua di NYX, mi si sono tutti rotti, infatti dovrei cestinare. Vedete? Si sono rotte le pippette, cioè io vado a spigne, ne esce più. Poi, questo qua di Pupa, sa tipo di pesca, che è tipo una BB cream. E poi c'ho sempre l'ovetti di Clinique, ce ne ho due colorazioni che mi ha regalato Ile. Qua sotto c'è roba mista, nel senso, guardate le mie nuove Air Force che vi ho fatto vedere su. Che è un animale? Le mie nuove Air Force che vi ho fatto vedere su TikTok. Qua ho tutti i mascara. Ce n'ho tanti chiusi in una scatola, però questi sono tutti quelli aperti, a parte questo. E qua c'ho i Cotton Fioc,
Qua c'ho un kit per fare le ciglia lunghissime, perché uno è mascara e uno c'ha le fibre che ho comprato, oddio scusate, in fiera. Qua c'ho il Duraline The Inglot. Aiuto, non ci rientra più. Dei rossettini baby The MAC, matitine quasi finite The MAC, che però vanno bene per i pochette da borsa. Qua appunto con un fioc dove ci ho incastrato l'etichetta di un pigiama di Barbie, quindi è fighissimo così. E nell'ultimo cassetto c'ho i primer viso. Ultimamente sto utilizzando tantissimo questo che ho preso in Spagna, perché questa è una marca spagnola, e mi piace un sacco alla vitamina C. Di solito i prodotti alla vitamina C non mi piacciono perché non mi piace la profumazione, ma questo è buonissimo. E niente, raga, pure qua sto cercando di terminare più roba possibile, perché tanto non è una cosa che io utilizzo abitualmente. Quindi sto cercando di smaltire, infatti ne avevo molti di più che ho declatterato, e questi sto cercando piano piano di finirli. Questa l'ho quasi finita, questa mi piace un sacco. Parecchie persone la odiano, a me mi piace e effettivamente mi toglie le discromie perché c'ha un colorito verde. E niente, qua primer viso. Ecco qua la maggior parte delle mie palette. Non dico tutte perché parecchie le ho tolte perché le devo regalare, e quindi queste sono la maggior parte. Allora, qua c'ho tutte le palette di Anastasia. Questa qua l'ho presa in Spagna, questa qua è de Nabla. Lo specchio di Jeffree Star, questa pure è una delle mie preferite oggi. Qua c'ho le Udine, queste qua di BH che mi piace un sacco il pack. Mi piacciono gli ombretti perché sono tipo, come posso dire, non so, sono confortevoli, raga, mi piace un sacco. Non se lo senti confortevoli per associata a un ombretto. Poi questa qua, guardate il pack di questa Barcellona. Questa qua è The Jeffree Star. Questa qua è The Focalure. Non so pronunciare. Nabla. Dior MAC. Violet Voss. Questa qua, raga, è The Corazzona, che viene rivenduta da Maki Beauty. Raga, è la vita. Costa poco ed è la vita, ve lo giuro. Cioè, a parte, cioè, se vedi, l'ho bucata, no, bucate no, però gli ho fatto le conchette. Cioè, voi immaginate, io con tutte queste palette che ho, riuscivo a fare tipo la conca a ombretto o a bucarlo, per di proprio mi piace. Vabbè, questa è la mia preferita in assoluto. Non tanto perché c'ha i colori della mia vita, però è The Barbie, sì, qua mi sono bucata. Più che mi sono bucata, mi sono... Ehi, c'ho i peli. Più che mi sono bucata, mi è cascata la colla caldo bollente sulla coscia e mi ha magnato la pelle. Questa è The Barbie, cioè guardate che meraviglia delle meraviglie. Ciao teso. Questa qua è quella nuova di Urban Decay che mi hanno inviato. Cioè è bellissima, raga. Guardate l'azzurro. Top. Poi questa è di Natasha Denona. Questa qua pure mi piace un sacco, di BH Cosmetics. A me piace un sacco sto brand. Qua sotto c'ho, diciamo, quelle, non tutte, però alcune sono vecchiotte che tengo per collezione. Quella penso la più vecchia che ho, The Too Faced, che tengo appunto per collezione. Come vedete non so tutte, che vi posso dire, non so tutte vecchie. Tipo queste sono nuove, le Astra. Questa qua è The Cosmify, che hanno fatto Giulia Ilaria, è nuova. Questa pure. Questa qua di Urban Decay, questa pure nuova di Mesauda. Però diciamo che le tengo miste. Poi ovvio è che ho tante palette, quindi dove trovo il buco ce le metto, soprattutto nei laterali. Però queste qua sono quelle un po' più vecchiottine. E qua ho tutte quelle di Essence che hanno fatto Che Principesse. Questa qua che mi ha regalato amichetta mia. Amichetta mia, se lo sentivi, pare, c'ho 12 anni. Qua c'ho tutte quelle The MAC. Ah no, e dove ho messo l'arte The MAC? No, una sola. Questa è The Astra, Too Faced, sempre Corazzona. Questa qua è The Urban Decay, datatissima, ma che non cestinerò. Queste qua sono The Cosmify, l'altra The Cosmify ce l'ho qua. Vabbè, c'ho tutte palette miste. Tipo pure questa qua, carinissima. Mi piace una cifra al pack perché è glitterato.
Guardate quanto è bella. Guardate questo viola pazzesco. Non si richiude più, non si richiude più. Proprio per essere precisissimi. Allora, qua c'ho questo coso che ho comprato da Teddy, ma in realtà c'è anche da Primark, dove ho messo tutti i miei ombretti mono. Non è perché sono mono e quindi porelli disgraziati devo buttare, no. Però sicuramente devo fare una pulizia tipo questo accessinato, perché c'ha, non so, c'ha l'anemia, fra un po' è maggiorenne sto ombretto. E quindi mi devo mettere qua a vedere quali sono buoni e quali no. E niente, però sono belli. Però quanto mi piaceva avere gli ombretti mono, a me che fai tipo di questo. Cioè. E sempre qua sotto, che vabbè, questo è tipo il mio dindarolo. Sempre qua sotto questa pochette dove tengo dei prodotti nuovi. Però sono prodotti o che mi hanno inviato doppi le aziende o che io mi sono comprata doppi da tenermi come scorta. Poi sopra c'ho un'altra, diciamo, cassettiera dove tengo tutti i trucchi in più che devo regalare, magari tipo, non so, alle mie amiche, insomma, chi mi capita, perché so magari colorazioni che non vanno bene per il mio tipo di pelle o colori tipo dei rossetti che non uso, che mi hanno inviato le aziende, io li regalo, perché cioè che mi tengo a fare, inutile pure che li apro. E niente, questa è sta roba mia doppia che ho, che devo utilizzare. Mi sauda. Queste sono a matite waterproof, perché uso solo la matita waterproof e me le ricompro. Magari se le trovo tipo scontate o così me le compro. Qua c'ho i mascara, c'ho, insomma, c'ho un po' di cose nuove come scorta. Questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento, però ho detto è inutile che io lo apro, quindi me lo sono tenuto chiuso qua. Un piccolo bronzer, questo pure. Devo bandire ancora nuovo, di mascara. Vabbè, c'ho un po' dei prodotti che mi tengo come scorta. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, perché io ho trucchi sparsi per tutta casa. Tipo qua dentro tengo tutte le palette che non uso più, che devo regalare a qualcuno, insomma, chi le vuole. Qua, vedete, c'ho un po' dei prodotti per lo struccaggio. Cioè, c'ho trucchi dappertutto, c'ho roba beauty dappertutto. Là c'ho dei pennelli. C'ho dei pennelli nuovi, scusate un po' la polvere. Qua c'ho dei pennelli nuovi di Corazona che tengo qua dentro. Cioè, c'ho trucchi dappertutto fondamentalmente. Però ecco, grosso modo, le cose più sfiziose ve le ho fatte vedere. Il video è terminato, io spero tanto di avervi tenuto compagnia. Non mi sono dilungata tanto sulle cose, cioè non mi sono soffermata tanto sulle cose, sennò veniva ancora più lungo. Infatti se siete arrivati fino a questo punto del video, siete proprio dei coraggiosi, fatevi riconoscere, commentate con l'emoji del broccolo. Se non c'avete il broccolo, scrivete broccolo e io capirò e vi riconoscerò. E se riesco, che rispondo a parecchie persone quando mi commentano i video su YouTube, se riesco vi rimetto il broccolo a tutti. Il cuore è sicuro, il broccolo... Ci potrei lavorare. Però ecco, spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se vi piace come ho sistemato e se secondo voi dovrei cambiare qualcosa. Cioè, tipo, se date un consiglio in maniera educata è sempre un bene oggetto. E che altro vi dico? Niente. Tornerò, spero, con un video delle buste dei Tiger, che in settimana le vado a cercare, perché ho letto una notizia che dice che Tiger toglierà di mezzo queste buste, io disperata per questa cosa. E quindi niente, se mi rivedrete con le buste dei Tiger vuol dire che sarò tornata vittoriosa. Intanto vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo molto presto con un nuovo video.